Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi parliamo di eyeliner e questo è il primo mini tutorial della miniserie che abbiamo ideato per far sì che tutte possiate rifarvi a un determinato tipo di definizione dell'occhio. Appunto, esistono tantissimi tipi di eyeliner adatti ai diversi occhi, a diverse occasioni e a diverse tipologie che vogliamo ottenere per sottolineare lo sguardo. Per questo io e mia sorella abbiamo deciso di realizzare questa miniserie, di modo che chi è interessato a guardare soltanto un tipo di tutorial perché è quello di cui ha bisogno, ne guarderà e avrà la possibilità di trovarne soltanto uno. Saranno, come vi accennavo, una serie di piccoli tutorial riguardanti diversi modi, diversi metodi per realizzare diversi eyeliner: l'eyeliner infracigliare, l'eyeliner anni 50, l'eyeliner grafico e così via. Io mi occuperò di una parte di questi e mia sorella di un'altra piccola parte. Partiamo subito in questo video. Il primo che vi propongo è l'eyeliner infracigliare, per far sì che lo sguardo sia sì sottolineato, però non troppo appesantito. Vi saluto e vi lascio al tutorial. Allora ragazze, partiamo subito con il primo tipo di riga di eyeliner. In questo caso vediamo come questo tipo di linea si adatti maggiormente agli occhi con palpebra mobile meno visibile. Questo perché questo tipo di riga molto sottile, quasi impercettibile, va soltanto a donare all'occhio una maggiore definizione senza però caricarlo troppo e ad appesantirlo, dato che già è nascosto dalla palpebra fissa. Andiamo subito a vedere la realizzazione e partiamo con l'utilizzo di un tipo di tratto. Io preferisco usare in questi casi un pennellino piccolino da precisione, come questo tipo di pennello, con un po' di ombretto, sia con il pennellino bagnato per un effetto più intenso, sia soltanto l'ombretto, perché mi dà un effetto molto molto naturale, sfumato, quindi quasi invisibile, e questo è proprio, diciamo, è proprio il punto forte di questo tipo di riga, che il fatto che non si riesca a capire se c'è o non c'è. Andiamo subito a prendere un qualsiasi ombretto in polvere ed io in questo caso utilizzo questo qui della mia palettina MUA. Andiamolo a prendere, lo tampono leggermente con il pennellino, dopodiché tengo chiuso l'occhio non tirandolo troppo e poi piano piano vicino alle ciglia vado a fare un zig zag con il pennellino. Quindi procediamo e bordiamo tutto l'occhio. Allora, una volta che abbiamo bordato tutto l'occhio, andiamo a sfumare leggermente il tratto che abbiamo realizzato in questo modo. Scarichiamo magari se c'è ancora troppo prodotto sul pennellino e poi andiamo a sfumare, allungando leggermente anche l'esterno dell'occhio. Ecco qui l'effetto che otteniamo, quello di ciglia più piene, di definizione maggiore per quanto riguarda la riga dell'occhio e di sguardo più, sicuramente più intenso, più sottolineato. Questo quindi era il primo tipo di eyeliner che possiamo andare a realizzare su qualsiasi tipo di occhio, ma consigliato maggiormente, come vi dicevo all'inizio, per quei tipi di occhio che hanno la palpebra mobile molto nascosta. E quindi facciamo finta che io avessi avuto l'occhio così. Questo tipo di linea avrebbe comunque sottolineato leggermente, però senza appesantire troppo l'occhio. Io spero che questo mini tutorial, questo primo mini tutorial di questa miniserie riguardante gli eyeliner, vi sia piaciuto, vi abbia interessato e vi possa essere utile in qualche modo. Vi saluto e vi mando un grosso bacio.